Iniziamo come da programma appunto con l'intervento di Sofia Ventura dal titolo La democrazia contemporanea e la scelta diretta dei governanti. Ricordo solo che Sofia Ventura insegna scienza politica al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna e appunto sui temi delle istituzioni federali, sui modelli di federalismo, sui sistemi politici, sulle forme di leadership ha lavorato a lungo da molti anni. Prego. Sì, ok. Grazie innanzitutto dell'invito e cercherò in questa conversazione di mettere a punto, secondo la mia prospettiva, che è appunto la prospettiva di uno scienziato politico, utilizzo l'espressione di Sartori, che ci consente di distinguerci da chiunque oggi parli di politica e viene chiamato politologo, quindi rubo a Sartori l'espressione, quindi dicevo da scienziato politico, cercherò di illustrare come nella scienza politica appunto questo tema viene analizzato, precisando che appunto mi occuperò non di democrazia diretta in senso stretto, come può essere inteso il referendum per esempio, ma appunto di un tema che in realtà è già stato anche affrontato questa mattina e anche nell'introduzione ora, cioè di questo rapporto diretto che si crea o si può creare, che si sta creando sempre di più, in particolare nelle grandi democrazie occidentali, tra i cittadini e i governanti e i leader di governo. Quindi questa immediatezza anche che si crea e dunque anche questa legittimazione che viene, di cui i leader contemporanei oggi vengono a godere, che è una legittimazione sempre meno mediata, in particolare sempre meno mediata appunto dal moderno principe, cioè dal partito politico. Il principe oggi è tornato ad essere un principe, cioè il leader politico. Ovviamente il tema è vastissimo e quindi cercherò in questa conversazione, in questa relazione, di mettere a fuoco le questioni che a me paiono più rilevanti, in particolare quelle che pongono in rapporto il partito politico, il leader, i disegni istituzionali all'interno dei quali il partito e il leader operano, con alcuni cenni, se me ne rimarrà il tempo, su la tematica della comunicazione politica, che oggi è una tematica cruciale per comprendere queste forme di democrazia che appunto vengono dette diretta o come se diretta. E visto anche il luogo nel quale ho l'onore di essere stata invitata, per rassicurarmi un po' salgo sulle spalle dei giganti e consentitemi un minuto di una citazione. Diviene capo soltanto colui che ha dietro di sé la macchina, cioè il partito, anche a dispetto del Parlamento. La creazione di tali macchine significa, in altre parole, l'avvento della democrazia plebiscitaria. Il seguito del partito, soprattutto i funzionari e gli imprenditori del partito, si aspettano ovviamente dalla vittoria del proprio capo un compenso personale, cariche o altri vantaggi. E se lo aspettano da lui e non o non soltanto dai singoli parlamentari. Questo è l'elemento decisivo. Essi si aspettano soprattutto che l'efficacia demagogica della personalità del capo nella lotta elettorale porti al partito il più possibile voti e mandati e quindi potere, e attraverso di esso la possibilità per i suoi seguaci di ottenere per sé lo sperato consenso. Dal punto di vista ideale, inoltre, costituisce un impulso decisivo la soddisfazione di lavorare per un uomo con una fede e una dedizione personale e non per il programma astratto di partito composto da uomini mediocri. È questo l'elemento carismatico proprio di ogni leadership. Ad esempio, continuo la citazione, sto per terminare, nel Partito Liberale l'intero sistema era sorto in relazione all'ascesa di Gladstone al potere.
Il fascino della grande demagogia gladstoniana, la fede incrollabile delle masse nel contenuto etico della sua politica e soprattutto nel carattere etico della sua personalità, furono gli elementi che condussero in modo così rapido una tale macchina alla vittoria contro i notabili. Fece così la comparsa sul terreno della politica un elemento cesaristico plebiscitario, il dittatore del campo di battaglia elettorale. Ora, come avete capito, sto citando Max Weber dalla politica come professione. E perché ho voluto riportare questo brano? Perché qui Max Weber sta delineando il passaggio dal partito di notabili al partito di massa. Cioè, un passaggio importante, una trasformazione del partito che accompagna il passaggio dalla democrazia a suffragio limitato, detta anche la democrazia oligarchica, alla democrazia di massa. Ed è interessante per diversi aspetti questo brano, perché ci dice innanzitutto come la democrazia di massa richieda un modo diverso di fare politica. Non è più possibile pensare di costruire il gioco politico nello stesso modo in cui ciò veniva fatto quando a votare era il 2, il 3, il 4, il 5, il 10, a seconda delle varie leggi elettorali che via venivano approvate, della popolazione. Quindi cambia il modo di fare politica ed è interessante il contrasto tra il partito di massa che si va creando, il ruolo di trascinamento che ha nella costruzione del partito il leader e gli avversari, in qualche modo, di questa trasformazione, coloro cioè che avevano detenuto il potere nei sistemi liberali a suffragio limitato, cioè i notabili. E questo brano ancora l'ho trovato interessante perché richiama tutta una serie di problematiche che in realtà si pongono oggi o comunque che vengono richiamate per definire, problematizzare la politica contemporanea, talvolta mostrandole come nuove rispetto a un passato o a un'età d'oro, un'età dell'oro in cui tutto ciò non avveniva. E invece vediamo che qui Max Weber ci parla di alcune dinamiche che ritroviamo anche oggi nella politica che oggi chiamiamo postmoderna o, come vedremo tra un attimo, politica della democrazia del pubblico. Faccio riferimento, per esempio, ovviamente alla centralità della leadership come forza trainante dei partiti, proprio della costruzione dei nuovi partiti, all'epoca partiti di massa, al carattere demagogico della retorica del leader, all'importanza della personalità del leader, che oggi è diventato un tema, per esempio nell'ambito della comunicazione politica, cruciale, specialmente da parte di coloro che criticano le modalità che ha assunto oggi la comunicazione politica, che viene a svilupparsi più che attorno ad argomentazioni, attorno alle personalità e all'immagine dei leader. Quindi, diciamo, ciò che è interessante è proprio vedere come vi sono degli elementi che in qualche modo evidentemente difficilmente prescindono dalla politica di massa, cioè quando comunque la politica diventa democratica, basata sul suffragio universale, è necessario porsi una serie di problemi, di quesiti su come raggiungere l'intero elettorato. Il discorso cambia molto rispetto alla fase in cui sono pochi coloro che appunto hanno il diritto di voto. E un altro
elemento che si ritrova nella lezione di Weber, la politica come professione, che vale la pena richiamare, è l'elemento emotivo, emozionale della politica e del messaggio politico. E perché lo sottolineo? Perché anche qui, occupandomi di comunicazione politica, ho visto quanto tra i critici delle nuove forme di comunicazione, l'uso dell'elemento emotivo, emozionale nel discorso politico sia continuamente richiamato, come se appunto vi fosse un'età dell'oro anche in questo caso, in cui invece questa dimensione emotiva nella politica democratica, naturalmente il mio discorso è evidente, però ci tengo a precisarlo, sta dentro alla politica democratica, appunto un'età dell'oro in cui questa dimensione emotiva non aveva così tanta rilevanza, mentre penso che se davvero noi vogliamo trovare una fase in cui questa dimensione emotiva, emozionale della politica potesse avere una forza diciamo meno rilevante, dobbiamo appunto tornare alla fase della democrazia a suffragio limitato al 700 inglese, quando comincia a formarsi l'opinione pubblica sulla base della stampa, ammesso e non concesso che appunto questa ipotesi sia davvero fondata. Ora, ciò detto, anzi un altro elemento, che volevo richiamare di questo brano, l'ultimo, è il riferimento al fatto che Weber definisce in qualche modo il leader politico come il dittatore del campo di battaglia elettorale, cioè è il leader politico il protagonista della competizione politica. Ovviamente il leader politico che è anche leader di partito, però è la sua figura che costituisce il riferimento nella competizione politica. E anche questo è un tema che è ripreso oggi nell'analisi, nella critica positiva o negativa delle nuove forme che hanno assunto le democrazie contemporanee. Ora, naturalmente, appunto, qui ho voluto evocare questi elementi di una fase storica piuttosto lontana, ma che sta comunque sempre dentro alla democrazia di massa, dentro alla quale ancora stiamo, proprio per individuare questioni che rimangono comunque sempre rilevanti e alle quali bisogna comunque sempre dare risposta. E anche forse proprio per marcare il fatto che ciò che accade oggi non è qualche cosa di straordinariamente diverso rispetto alla politica così come si è sviluppata negli ultimi due secoli, o comunque nel passaggio dalla democrazia, dai sistemi liberali ai sistemi democratici. Naturalmente però a lungo, per molti decenni, lungo il Novecento, il partito politico mantiene un ruolo centrale, cioè se è vero che il leader anche nella politica democratica ha un ruolo cruciale, in particolare appunto anche nella costruzione del partito di massa, nella mobilitazione dei simpatizzanti, degli iscritti, dei militanti, nel dar forza a questi grandi partiti che non a caso vengono anche detti partiti di integrazione, perché sono partiti che assumono un ruolo cruciale anche nella socializzazione, specialmente delle fasce più marginali della società. Quindi questi partiti rimangono comunque il medium più rilevante tra i vertici del potere e i cittadini. Quello al quale noi stiamo assistendo negli ultimi decenni invece è proprio una crisi di questa centralità del partito, anche se è una crisi che non significa,
crisi di centralità rispetto a questo ruolo di mediazione tra i vertici istituzionali, i leader politici e la cittadinanza, anche se appunto questo non significa che il partito scompaia e perda un suo ruolo. Il partito si trasforma, questa è una cosa secondo me molto importante, perché molto spesso si parla di crisi del partito avendo in mente un modello di partito e non si pone abbastanza l'accento sul fatto che in realtà questa crisi, che è una crisi che ormai diciamo è già stata rilevata a partire dagli anni 60, in realtà ha portato alla creazione di un nuovo modello di partito con un nuovo rapporto con il leader. E infatti, scusate, noi vediamo che già per esempio dagli anni 60 il politologo tedesco Kirchheimer aveva elaborato il concetto di catch-all party, no? Di partito pigliatutto, individuando quegli elementi di trasformazione del partito di massa che lui diciamo vedeva con una connotazione negativa e che appunto però già andavano in una direzione che si è poi ampliata nei decenni più recenti. Kirchheimer faceva riferimento a elementi quali l'indebolimento del ruolo degli iscritti del partito politico, il rafforzamento corrispettivo dei vertici e quindi del leader del partito, il venir meno quindi dell'importanza dell'iscritto come fonte di finanziamento, l'indebolimento del messaggio ideologico e l'ampliamento del target elettorale, dove ovviamente indebolimento del messaggio ideologico e ampliamento del target elettorale si presentano come due elementi strettamente correlati, perché naturalmente se si vuole parlare a un pubblico più ampio, inevitabilmente il messaggio deve diventare un messaggio più generale che abbia la capacità di parlare a interessi diversificati. Questo tema è stato ripreso per esempio da Angelo Panebianco negli anni Ottanta con la categorizzazione del partito professionale elettorale, sempre diciamo basandosi sull'analisi di Kirchheimer, mettendo l'accento ancora di più su elementi quali la centralità dei nuovi professionisti. Chi sono i nuovi professionisti? Non sono i professionisti della politica, sono i professionisti della comunicazione, dei rapporti con i media, e quindi l'importanza della comunicazione, dei nuovi strumenti di comunicazione come la televisione, la radio, i new media, e l'importanza degli eletti in queste nuove forme partito a fronte dell'indebolimento della figura del funzionario politico. Funzionario politico che ha costituito per decenni in qualche modo uno dei pilastri della forma partito, del partito di massa. Ecco, queste trasformazioni in qualche modo sono confluite in una trattazione che ha avuto molto successo sulle caratteristiche che negli ultimi decenni ha assunto la democrazia contemporanea, che è appunto quella di Bernard Manin, che ha proposto questa questa concettualizzazione, questo modo di intendere la democrazia come democrazia del pubblico. Cioè la democrazia del pubblico costituirebbe il passaggio, sempre all'interno della democrazia di massa, dalla democrazia dei partiti a una nuova forma di democrazia dove il ruolo dei partiti cambia profondamente. Anche se
rimangono vere, questo ci tengo a sottolinearlo, cioè vere, diciamo, rimangono importanti le questioni già affrontate, cioè che comunque il ruolo della leadership, del rapporto con le masse, del messaggio emozionale, sono elementi che hanno sempre caratterizzato la politica di massa. Il punto è come nei diversi momenti della democrazia si è in qualche modo dato risposta a queste questioni. Ma prima di proseguire su questa tematica e quindi di affrontare più nello specifico questo tema della democrazia del pubblico, che poi appunto ci apre il discorso e ci fa meglio capire il discorso di questa dimensione del rapporto diretto tra leader di partito e di governo e base o comunque cittadini, due brevi osservazioni. Una riguarda le cause di tutto questo. Ora, naturalmente, per parlare delle cause di questi fenomeni avremo bisogno di un'intera lezione universitaria. Molto brevemente, però, vanno accennate, perché queste trasformazioni della forma partito, del rapporto quindi tra leader partito ed elettori, avviene in relazione, in un rapporto causale dove talvolta, ma la direzione non è chiara, però avviene in relazione a mutamenti sociali, economici e tecnologici molto importanti, quali appunto per esempio l'indebolimento dei clivage tradizionali sui quali erano sorti i grandi partiti di massa, dal rapporto tra Stato e Chiesa al conflitto tra Stato e Chiesa, al conflitto tra lavoratori, datori di lavoro, città campagna e così via, no? I famosi clivage di Steiner-Occam, sui quali appunto sorgono i partiti tradizionali. Quindi abbiamo un indebolimento di queste fratture, e dunque, e qui appunto tocchiamo anche il tema che è stato toccato questa mattina, diventa più difficile parlare di una politica di classe, e comunque le classi sono meno identificabili, e anche se sono, come ci dicevamo prima, delle costruzioni, è più difficile individuare una coscienza di queste classi, proprio perché le società diventano più fluide, gli interessi si diversificano, i modi di aggregarsi cambiano, le nostre società diventano società, come dice Maffesoli, di tribù, dove le aggregazioni si compongono, si scompongono, si sovrappongono, sono appunto molto più fluide, come si diceva. Quindi abbiamo cambiamenti strutturali nelle società, nell'economia. Pensiamo al rafforzamento del terziario e quindi anche al cambiamento della struttura occupazionale, e poi abbiamo i cambiamenti tecnologici che incidono fortemente sui mezzi di comunicazione. La radio prima, poi la televisione, che rimane tuttora lo strumento attraverso il quale i cittadini occidentali maggiormente si informano in generale e in particolare di politica, e oggi i nuovi media. Strumenti che insieme agli altri elementi qui, diciamo, sinteticamente ricordati, ci spiegano il perché dell'indebolirsi di questo ruolo di mediazione del partito politico. Perché il partito politico perde il proprio riferimento sociale, o comunque il proprio riferimento sociale diventa più difficilmente identificabile, ma soprattutto come struttura il partito è sempre meno importante per i vertici e i leader per mettersi in contatto con i cittadini elettori, perché ora c'è la televisione. C'è la radio prima, pensiamo anche a Roosevelt, ma poi c'è la televisione,
che in Italia arriva un po' in ritardo rispetto ad altri paesi, ma che arriva a un certo punto anche da noi, e tutto questo cambia il gioco politico, lo rende molto diverso, perché rende meno importante appunto questo ruolo di mediazione di strutture che anche per altri motivi già vanno sfaldandosi. Parliamo dei partiti, ma parliamo anche dei gruppi di interesse, dei sindacati, quelle strutture che vengono considerate le strutture portanti sostanzialmente della modernità e la cui liquefazione in qualche modo, secondo alcuni sociologi, ci porta nella postmodernità, no? Ci apre le porte a una società molto più complessa e fluida. Scusate. L'altra osservazione importante è che naturalmente tutto questo ha un suo côté più strettamente istituzionale, cioè io oggi in questo momento vi ho parlato del partito politico, della sua trasformazione e quindi di una trasformazione che tende a favorire la leadership rispetto alla struttura. Quindi al partito come collettivo, come è stato, diciamo, con l'espressione che è stata utilizzata anche nel dibattito politico odierno. Naturalmente questi fenomeni che sto tratteggiando ovviamente in maniera molto generale, forse anche un po' generica, si realizza con più forza in alcune democrazie occidentali rispetto ad altre, in particolare nelle grandi democrazie. Grandi democrazie, dagli Stati Uniti alla Francia, alla Spagna, alla Germania e anche all'Italia, anche se diciamo un po' più tardi rispetto ad altre democrazie. Si realizza meno, ma in parte si realizza lo stesso in quelle che vengono chiamate le piccole democrazie, come i Paesi Bassi, per esempio, o le democrazie scandinave. Ora, dicevo, le trasformazioni istituzionali, cioè queste trasformazioni della forma partito si realizzano, dicevo, in questi partiti, in questi paesi, scusate, dal carattere più maggioritario, quindi con sistemi di governi più forti, cioè con maggiore capacità decisionale e maggiore concentrazione del potere decisionale, e si inseriscono in, diciamo, un'evoluzione istituzionale molto importante, cioè questa evoluzione del sistema dei partiti a sua volta legata a un'evoluzione sociale, economica e tecnologica, si accompagna anche a un'evoluzione istituzionale. Due in particolare sono queste evoluzioni, una che si inserisce nell'altra. La prima è quella del rafforzamento degli esecutivi nel XX secolo, che riguarda l'Europa come gli Stati Uniti, che è contrassegnata, non lo devo dire certo in questa sede, da alcuni momenti importanti: la prima guerra mondiale, la crisi del 29, la seconda guerra mondiale, gli anni della ricostruzione. Questo XX secolo, con questi passaggi, vede un ruolo sempre più crescente dello Stato nell'economia e nella società, e quindi un ruolo sempre più crescente dei governi nell'economia e nella società, e quindi anche uno sviluppo sia quantitativo sia qualitativo degli esecutivi. Ora, rispetto a questa evoluzione, noi vediamo che negli ultimi decenni, possiamo dire più o meno dalla fine degli anni 70, su questo tipo di evoluzione se ne innesta un altro, che nella scienza politica, almeno dal famoso libro del 2005 di Pogunte e Webb, ha preso il nome di presidenzializzazione della politica. Che cos'è la presidenzializzazione della politica? È quel fenomeno che si sviluppa appunto un po' in tutte le democrazie occidentali,
più in quelle che hanno assetti maggioritari che non in altre, ma che sta a appunto significare lo spostamento dell'equilibrio di potere non solo verso l'esecutivo, ma verso la figura monocratica all'interno dell'esecutivo, sia che essa sia un presidente eletto direttamente, sia che essa sia un primo ministro. Quindi, con presidenzializzazione della politica, noi non intendiamo la trasformazione di una forma di governo in forma di governo presidenziale, ma semplicemente parliamo di questo spostamento dell'equilibrio di potere che ha interessato sia il presidenzialismo americano, che è un presidenzialismo in senso tecnico, sia il semipresidenzialismo o presidenzialismo alla francese, che appunto sapete che invece è una forma di governo tutta, cioè, particolare, sia sistemi parlamentari. E in particolare la Gran Bretagna, anche se in questo senso aveva già una tradizione molto più antica, ma anche democrazie più recenti come quella tedesca o quella spagnola, e poi dagli anni 90 in poi anche quella italiana. Quindi questo per dire come accanto a questi processi evolvano in maniera contestuale, e ovviamente non a caso c'è un intreccio molto forte tra questi processi. Uno dei risultati, il risultato più eclatante, possiamo dire, è proprio che il leader politico, che è solitamente un leader di partito, diventa il punto di riferimento cruciale della politica, cioè si parla non a caso di personalizzazione della politica, cioè diventa quello che già aveva individuato Weber, il dittatore del campo di battaglia elettorale. La politica si struttura sempre di più attorno a figure monocratiche, a persone, con un nome, un cognome, una faccia, un'immagine, una personalità. Ed è proprio questa centralità sulla quale mette l'accento Bernard Manin. Adesso non vorrei rubare troppo, non so quanto tempo ancora, 10 minuti, sì, ok. Quindi vado veloce nella descrizione, perché poi appunto voglio terminare ponendo alcune questioni problematiche. Appunto, Bernard Manin, nella sua descrizione della democrazia del pubblico, non a caso parla di pubblico, perché ovviamente, adesso questo è un tema che non posso affrontare, però colloca la democrazia del pubblico in una democrazia dove la politica diventa anche una politica spettacolarizzata, dove personalmente non do alcuna connotazione né positiva né negativa a questa espressione, ma per intenderci una politica sempre più mediatizzata e che passa sempre più, diciamo, anche attraverso forme di intrattenimento. Appunto, Bernard Manin in questa democrazia del pubblico vede la figura del leader come colui che, in un contesto appunto dove le fratture tradizionali sono venute meno, si sono affievolite, si sono incrociate, sono diventate più complesse, ha in qualche modo la capacità di politicizzare nuove issue che emergono di momento in momento. Ovvero il leader che vede Bernard Manin nella sua democrazia del pubblico non è un follower, cioè non è un leader che insegue i sondaggi. Questo è un punto cruciale, anche perché è un punto molto contestato. Cioè il leader contemporaneo non è necessariamente quello che si fa fare i sondaggi dai suoi sondaggisti e insegue quindi le tematiche del momento. È il leader che ovviamente si fa fare i sondaggi, quindi conosce lo stato dell'opinione o delle opinioni pubbliche e decide
anche in funzione della sua visione della società, dei suoi obiettivi di lungo periodo, di politicizzare alcune questioni piuttosto che altre, quindi si fa in qualche modo attore cruciale proprio anche dell'agenda politica, perché ha questa capacità di dare più rilevanza ad alcune tematiche piuttosto che ad altre. E questa funzione, secondo Manet, ma anche secondo alcuni altri studiosi, ne cito un italiano, Sergio Fabbrini, è comunque una funzione fondamentale perché risponde alla necessità di comunicare, dare una forma alla politica proprio in un contesto di maggiore volatilità dell'elettorato e di minore capacità del partito politico di agganciare, l'elettorato, quindi di riferirsi a settori chiaramente identificabili dell'elettorato. Questo leader, tra l'altro, secondo Locke, questa è una cosa abbastanza interessante, secondo Manin, riporta nel dibattito una riflessione, la riflessione di John Locke appunto sul potere, cioè sul potere discrezionale dei sovrani. Bernard Manin ci dice che in realtà gli elettori oggi non chiedono programmi precisi, non chiedono il programma chiaramente identificato dal partito politico e che si trasmette attraverso un chiaro messaggio ideologico. No, chiedono di poter aver fiducia in un leader politico che mostri la capacità di saper reagire, decidere, assumere decisioni in tempi relativamente brevi, decisioni efficaci in un ambiente estremamente fluido e imprevedibile. Tanto più in un ambiente come il nostro, dove la dimensione internazionale e appunto l'interazione tra stati e tra organizzazioni internazionali è diventata così importante. Quindi appunto quello che ci dice Bernard Manin è in realtà in questo nuovo tipo di società, da alcuni sociologi definita fluido postmoderna, il leader politico è colui che riesce a dare un senso in qualche modo alla politica proprio individuando le issue rilevanti, ma al tempo stesso diventando un trustee, cioè diventando colui nel quale si può avere fiducia senza chiedere necessariamente quale sarà esattamente la sua politica rispetto al tema specifico. Quello che si chiede è la visione, la direzione, il tipo di società, modello socialdemocratico piuttosto che liberale, piuttosto che appunto di maggiore o minore ruolo dello Stato. Ora, come forse avrete capito, io guardo a questa tematica in maniera abbastanza laica, nel senso che non mi spaventa il leader politico e sono abbastanza concorde con quegli studiosi che ne vedono aspetti positivi nella leadership e nella legittimazione diretta del leader, diretta sia di fatto, sia di diritto come l'elezione del presidente, sia di fatto come nei modelli parlamentari, come il caso britannico, dove comunque il voto del cittadino porta alla scelta di un governo piuttosto che di un altro. E un altro degli aspetti che in letteratura sono stati rilevati come aspetti potenzialmente positivi di questo tipo di leadership, quindi legittimata direttamente,
è il carattere innovativo. Naturalmente le innovazioni possono essere buone, cattive, piacere o non piacere, però questo è un aspetto abbastanza importante, perché quello che si dice è che il leader può divenire in qualche modo il rappresentante degli outsider, perché un elemento che può in qualche modo rallentare il funzionamento di una società, renderlo più vischioso, è, come noi sappiamo, lo sviluppo di gruppi privilegiati, gruppi organizzati con forti poteri di veto. L'idea che sta dietro invece a un carattere utile di questo tipo di leadership è il fatto che il leader può divenire rappresentante degli interessi non rappresentati, degli interessi che non hanno dalla loro la forza dell'organizzazione, perché noi sappiamo che nell'analisi della democrazia proprio uno dei problemi che è stato sollevato è stato quello del diverso peso degli interessi, e spesso questo diverso peso degli interessi ha avuto come motivazione non soltanto risorse economiche ma anche risorse organizzative. No? Quindi per esempio l'operaio maschio della grande industria sicuramente è più tutelato del giovane precario magari con partita IVA. Uno dei motivi è che c'è una forza organizzativa diversa di questi due gruppi. In questo senso l'ipotesi che viene fatta è che il leader possa in qualche modo dare rappresentanza anche a chi non è rappresentato. Ciò detto, è evidente che questo rapporto più diretto che viene a crearsi tra il leader e i cittadini, e che da un punto di vista istituzionale si realizza o nei sistemi presidenziali o semipresidenziali, oppure anche nei sistemi parlamentari dove vige una dinamica bipartitica o bipolare, tale per cui il voto del cittadino, come dicevo prima, è un voto che sceglie il governante, pone comunque dei problemi, cioè anche chi guarda senza eccessivi timori e non teme inevitabili automatiche derive plebiscitarie, si pone il problema di addomesticare il principe, no? Questo è il titolo per esempio dell'ultimo libro di Sergio Fabbrini, Addomesticare il principe. Fabbrini sostiene l'importanza della leadership nelle democrazie contemporanee, ma naturalmente si pone il problema di come addomesticare il principe. E allora qui molto brevemente vorrei ricordare alcune cose. Innanzitutto, partendo dal partito politico. Il partito politico non scompare, dicevo prima. Il fenomeno che vi dicevo prima della presidenzializzazione della politica ha diversi aspetti. Appunto il rafforzamento dei vertici della figura monocratica all'interno del governo, il fatto che la competizione elettorale diventa una competizione essenzialmente tra persone, come abbiamo detto, e il fatto che il partito politico si trasforma, ma non scompare, si trasforma, nel senso che il partito politico non è più il partito di integrazione alla Neumann o il partito appunto di massa descritto da Duverger, Weber, eccetera, ma è un partito più leggero, meno strutturato nella società, che ha come principale obiettivo quello di strutturare l'offerta politica, di reclutare personale che andrà a ricoprire cariche elettive e in particolare di fornire il luogo di una carriera politica per chi poi assumerà la leadership del partito. E a quel punto, nel momento in cui è leader del partito, allora il partito si struttura attorno a lui e il suo obiettivo principale diventa quello di conquistare per il proprio leader la carica di governo più importante. In questo senso, quindi, il partito si trasforma
diventando un partito più leggero ma anche più democratico al suo interno. Cioè tutto il discorso che si fa oggi sulla democratizzazione interna ai partiti, il discorso sulle primarie per esempio, che è un discorso che facciamo in Italia ma che è presente anche in Francia da molto più tempo, in Gran Bretagna, per non parlare degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono un caso un po' particolare. Cosa sono? Sono in realtà un adeguamento del partito politico, un adeguamento strutturale del partito politico che incamera al suo interno forme di democrazia anche diretta, ad esempio gli iscritti che scelgono il leader di partito, scelgono il candidato, per adeguarsi alla modalità presidenzializzata del sistema di governo nel suo complesso. Il partito quindi rimane, e bisogna anche ricordare che non è naturalmente il leader ha una capacità di controllo sul partito e anche una capacità di autonomizzarsi, specialmente durante le campagne elettorali. Però il partito e i gruppi parlamentari, che ne sono l'espressione istituzionale, non diventano meri burattini del leader. Naturalmente questo dipende da partito a partito, paese a paese, fase storica e fase storica, però questa è anche una via, diciamo, per controllare il principe, cioè il partito e i gruppi parlamentari possono avere la forza di, specialmente se il leader per esempio non è più in grado di vincere, entra in crisi, entra in una collisione eccessiva con il partito, di far dimettere il proprio leader. Pensiamo ai casi per esempio di Margaret Thatcher. Anche laddove non è possibile, come nel semipresidenzialismo francese, perché il presidente non può essere fatto dimettere, la dinamica tra il presidente e i gruppi parlamentari è molto più complessa e anche conflittuale di quanto non venga normalmente raccontata. Tant'è che pensiamo che l'attuale leader dell'UMP, del partito del gaullista francese, è Jean-François Copé, che è proprio colui che ha utilizzato la forza del gruppo parlamentare contro Sarkozy mentre Sarkozy era presidente. Quindi la dialettica comunque esiste, anche se questo non significa negare l'importanza e l'equilibrio che rimane a favore della figura monocratica. E utilizzo il caso francese per dire un'ultimissima cosa, però sempre per quanto riguarda il problema dei limiti dell'addomesticare il principe. Proprio per far sì che in qualche modo questa centralità che assumono i leader legittimati direttamente non produca derive plebiscitarie, le democrazie hanno degli strumenti per da mettere in campo. Pensiamo per esempio al ruolo che può essere riconosciuto all'opposizione parlamentare, ma vediamo per esempio quello che è successo in Francia. In Francia il presidente francese all'inizio, con De Gaulle ma anche con Pompidou, era una figura potentissima, davvero potentissima, e i contropoteri effettivamente erano molto limitati. Cosa vediamo? Vediamo che però dagli anni 70, con il primo presidente liberale, cioè Valéry Giscard d'Estaing, cambiano molte cose. Cambia per esempio il rapporto tra il governo e la televisione pubblica, che viene in qualche modo liberalizzata, nel senso di aperta anche all'opposizione, scorporata, cioè non è più solo strumento nelle mani del governo come era rimasto a lungo nei primi anni della Quinta Repubblica francese. Vediamo che già negli anni 70, sempre con Valéry Giscard d'Estaing, vengono rafforzati i poteri del Consiglio Costituzionale, cioè della Corte Costituzionale, e questo processo di rafforzamento di una Corte che all'inizio aveva debolissimi poteri prosegue fino all'ultima riforma costituzionale del 2008, che ha introdotto, tra l'altro fatta da Sarkozy, l'iper presidente, che ha introdotto anche nuovi elementi di rafforzamento del Parlamento francese, che sappiamo essere un Parlamento piuttosto debole vis-à-vis il governo e il presidente. Quindi questo per dire appunto in conclusione che il problema di un'eccessiva concentrazione di poteri rispetto a
forme di leadership che godono di una legittimazione popolare è un problema che naturalmente esiste. La prospettiva di molti studiosi, nella quale io mi ritrovo, è che questo problema non significa che allora bisogna abbandonare questa strada, che viene da alcuni considerata una strada, una soluzione comunque molto utile, visto le trasformazioni delle società contemporanee. Bisogna essere vigili, e bisogna essere vigili come bisogna sempre esserlo nella democrazia. I regimi democratici sono regimi in divenire, e sfidati continuamente, quindi sono sottoposti a una dialettica continua, una dialettica non nel senso hegeliano, quindi non una dialettica che può produrre sintesi, ma una dialettica che può produrre confronti, confronti continui e correzioni continue. Dunque non necessariamente una soluzione come può essere quella della presidenzializzazione della politica e della democrazia del pubblico deve essere considerata negativa in quanto ha in sé delle potenzialità populistiche. Tra l'altro, appunto, anche il concetto di populismo è un concetto molto ambiguo o plebiscitario, ma semplicemente può essere visto come una soluzione che contiene in sé degli elementi di pericolo, come ogni tipo di regime, come ogni fase democratica, e quindi come tale richiede un'attenzione e anche una fantasia istituzionale e politica continua.